Iniziamo con Eleonora Goio, nata a Trento e abita nelle campagne marchigiane, sportiva, viaggiatrice e scrittrice. Tra i tuoi libri abbiamo Viaggio nel buio e Mezzaluna rovescio. Oggi è con noi per presentare il tuo ultimo libro, Vita al rallenti. Il tuo libro, Vita al rallenti, ti riferisce a persone realmente rallentate, solo a livello motorio o a tutti quelli a cui la vita non ha dato quel che dà alla maggioranza? Buongiorno, grazie di avermi invitato. Dunque il mio libro, il titolo Vita al rallenti, è intanto partito dalla mia disabilità motoria, quindi è una mia lentezza. Dopodiché il sottotitolo è Viaggio attraverso la disabilità, e quindi tutto sommato parlo un po' di tutte le disabilità, non solo quelle motorie, anche perché il mio libro poi è stato anche diventato un audiolibro, quindi anche per i ciechi, e prende un po' in campo un po' tutte le disabilità, non solo quelle motorie. Quindi il mio intento era far capire che comunque la mia è una disabilità acquisita e non congenita, e ovviamente parto dalla mia esperienza autobiografica intanto. I disabili sono soli con le difficoltà o c'è qualcuno che li comprende e aiuta? Allora, diciamo che negli ultimi 20 anni qualcosa sta cambiando. Io nel mio percorso lavorativo ho fatto, oltre che l'insegnante di educazione fisica, anche l'insegnante di sostegno, quindi sono entrata a far parte nei gruppi H di integrazione scolastica. All'epoca si parlava ancora di gruppo handicap, proprio la parola anche veniva usata in maniera che ormai adesso è obsoleta, è cambiato anche il modo di parlare, il linguaggio. Ma pur cambiando il linguaggio, obiettivamente il disabile, le persone diversamente abili hanno ancora grosse difficoltà a essere veramente incluse. Si parlava prima di integrazione, poi si parla di inclusione. A volte le parole sono solo un cambio di linguistico, ma poi di fatto la mentalità è molto più complicata a cambiarla. Credo che chi li aiuti siano fondamentalmente persone sensibili, persone che comunque hanno una disabilità o in casa o di amici o di parenti, e la società ha ancora un gran bel pezzo di strada da fare. Dopo aver scritto il libro, cosa è cambiato? Allora, questo, come avete detto giustamente, è il terzo libro, anzi sarebbe il quarto, perché è già una seconda riedizione, poi ne ho scritto un altro, ma di fondo è cambiato il fatto che ho capito che, oltre che parlare della mia esperienza autobiografica, dovevo trovare un modo per essere impegnata anche socialmente, per continuare a battagliare per i diritti di queste persone. E continuo a dire persone, e non voglio parlare come diversamente abili, ma di persone: Stefano, Michele, Gianni, Luigi, Eleonora e altre. E quindi principalmente questo. Da quando ho iniziato a scrivere questo libro, lo porto in giro per l'Italia, partecipo a convegni e cerco di sensibilizzare le istituzioni e tutte le persone che mi girano intorno. Dove è riuscita a modificare la realtà e dove no? Allora, dunque, cambiare le realtà è una parola grossa. Diciamo che cambiamo per piccoli passi, partendo dal classico piccolo sasso che si lancia nel lago e man mano fa dei cerchi concentrici, e per effetto, diciamo, di diffusione si inizia a percepire anche queste problematiche in maniera diversa. Di fatto ho cambiato, credo, nel nostro piccolo territorio, ma non solo, un po' la mentalità di chi mi sta intorno. Continuo a battagliare sull'accessibilità della sezione di Fano. Abbiamo organizzato con l'assessore Barnesi l'anno scorso un convegno su affettività e sessualità nella disabilità. Adesso ho portato in regione un progetto sulla Giolette e il turismo accessibile. Quindi sicuramente qualcosa sta cambiando. È ovviamente un cambio lento e ci vuole molto tempo. Siamo in un paese che accoglie o fa finta di accogliere? Diciamo che questa bella domanda è perché accoglie e fa finta di accogliere. Io rimango per il più dell'idea che fa finta di accogliere, perché io parlo anche della mia esperienza professionale. Allora, si parla di integrazione scolastica, poi quando io sono andata in gita a Bruxelles con una ragazza
spina bifida, quindi con una carrozzina elettrica, non siamo riusciti neanche a trovare né un albergo accessibile, i musei avevano ancora le barriere architettoniche e addirittura chi aveva organizzato la gita non si era preoccupata neanche di prendere un autobus con la pedana. Quindi ecco, voglio dire, partiamo da delle cose veramente inverosimili e incredibili, quindi se ne parla solo più a parole, poi nei fatti la realtà è molto diversa. Solo chi prova, conosce o altri tenta problemi comprendono. Sì, è un po' il discorso che facevo prima, nel senso che chi non ha una persona cara, amica o parente è ovviamente ha più difficoltà a comprendere. Sta anche a noi, secondo me, a noi persone diciamo con disabilità, anche se io dico che le persone normali non esistono, siamo ognuno diverso da un altro, sta anche a noi farci, come dire, promotori di tante iniziative, di tante battaglie, perché l'essere accontentati è molto semplice, si fa finta di non vedere, però molte persone sensibili ci sono, a volte molte persone non sanno neanche quali sono le problematiche, quindi sta anche noi fargliele notare. Sono molti i luoghi nelle città a cui non si può accedere per problemi solo motori o per altri problemi? Allora, diciamo che principalmente le cose che si vedono proprio eclatanti sono le barriere architettoniche, però non è solo questo. Percorsi tattili, per esempio, io perché ho presentato il mio libro anche con l'Unione Ciechi ed è un audiolibro, anche le persone non vedenti hanno grosse difficoltà, quindi mancano tutta una serie di percorsi tattili, di segnali sonori, ma non è un problema solo di persone appunto con difficoltà motorie o meno, ma anche difficoltà di accedere anche a una persona con un passeggino o un anziano. Quindi molti musei, io vengo adesso da Milano, non avevano neanche una sedia all'interno di grandi sale di esposizione. Diciamo che se la società fosse a nostra misura lo sarebbe per tutti. Dalla tua esperienza, Fano, quante barriere ha e come ti pone con i disabili? Allora, questo è un nostro prossimo progetto, dico nostro perché insomma fare rete è sempre utile, quindi con l'assessore Marina Barnesi, politiche sociali, l'Alessia Di Girolamo, commissione pari opportunità, Francesca Busca della GFH, abbiamo deciso di fare un comitato permanente, il prossimo incontro è il 29, lì faremo il punto della situazione, vorremmo capire quanti e quali luoghi sono non solo non accessibili ma anche quelli che sono accessibili, per iniziare a mappare un po' il territorio. Grazie per questa intervista. Grazie a voi della disponibilità.